Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico 12.222 ed eccoci qua su un nuovissimo video su Hearts of Iron 3. Siamo sempre con Nikus, Italia, Ungheria e Zoran, Giappone. Esatto, ciao a tutti. E quindi siamo pronti a ripartire qui con la nostra campagna di fuori gli inglesi del Mediterraneo. Esattamente, riprendiamoci la nostra terra. Ok, adesso io sto invadendo il Portogallo, qui siamo in assedio di Lisbona che si è incagliato un attimo, ma adesso arrivano i rinforzi. E poi l'altra città importante, Porto, è stata presa dopodiché avranno perso entrambi i loro punti vittoria, quindi forse si arrenderanno. Eh sì, speriamo di sì. Se no mi tocca andare a prendere. No! Lo sai le isole? Sì. Le Azzorre? Sì. Valgono un punto. Va a finire che devo arrivare No, che pure là. sfiga. No, dai, speriamo di no. Come stanno messi? Beh, non credo abbiano più di tanto, però. Oh. Aspetta che guardo, 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 guardo. Beh, hanno ancora il 100%. Hanno Ah il beh, non gli ho 78%, preso ma ancora hanno ancora chissà dato che, non gli niente. ho preso ancora niente praticamente. Vabbè, ma penso che con... Porto, Lisbona, basti. Speriamo. Se no dopo devo far scendere in campo la Kriegsmarine. Sì, C difendi il certo porto che di Lisbona. però con gli U-Boat non gli ho fatto fare niente esperienza. Tipo una super flotta di 7 U-Boat, ci faccio qualcosa, aspettiamo. Prova a vedere contro gli inglesi, però cura che poi ti facciano un po' il culettino. Sì, contro gli inglesi non mi conviene. Al limite attacco ai rifornimenti, però boh. Vabbè, sì, anche. Vado Io subito nell'Atlantico con... centrale. Se no vado qua dai portoghesi a vedere cosa fanno di bello. No, vabbè, faccio intercettazione nel caso succeda qualcosa. Vediamo l'Ungheria come sta andando. Ok, porto l'ho preso. Adesso come sono messi i nostri amici? Vediamo questa parte. Vediamo, in diplomazia bisogna andare, vero? Surrender progress 9.20%, ai ai ai. Basta, distrutto. Fare meno risorse. Come va a voi? Adesso chi tocca? Come va l'assedio qua a Cagliari? Bene, bene. Bene, sì. Adesso chi tocca? Cipro, Rodi o Creta prima? Partiamo Dov'è che la mia flotta deve andare? Io direi Creta. da Creta? Creta. Avete bisogno dei facimieger? Da dove attacchi? Prendo dove c'è l'aeroporto. Ok, allora sposto tutta la mia flotta. Ok, abbiamo dato tutti i supplies, adesso possiamo... Oh, starcene tranquilli un po' questi aerei. Rebase. Flotta giapponese in arrivo. Sto divertendo un sacco. Vabbè, sì, è divertente. Mi sento malvagio contro l'Inghilterra. We have lost the province of... Ah, hanno finito di conquistarsi l'Islanda. Ma non durerà molto la loro Islanda. Anche perché se perderanno Londra, l'Islanda servirà ben poco. Magari un Esatto. punto di rifugio per un eventuale governo all'estero. Il mio sbarco in India sta conquistando tutto. Vediamo. Ah, sì. Qui sto cerchiando le loro unità più o meno. Ok, è quasi caduta Lisbona, però. Il problema è che sta solo al 9.20% il surrender progress. Mamma mia. Lisbona però penso con continua. Perché le città che sono punti vittoria sono solo Lisbona e Porto, quindi abbiamo Magari vinto a con Lisbona. Ho Lisbona preso la Lisbona vince, adesso, non so vediamo. come. No, però non si è reso. No, no. Ah no, ecco, sai che cosa? Perché per farla Solo il rendere 36. completamente devi conquistare tutti i territori anche che hai in Africa. È vero. Oh. E adesso mi è venuto in mente. Ah, è vero perché lì anche là. Eh sì.
E caspita. Ma massimo se vuoi ci posso andare io. Oppure se lo vuoi tutto te. No, io ce li ho, cioè un sacco di mezzi da sbarco che potrei mettere alla prova. L'unica cosa che non vorrei è che vengano gli inglesi a rompere le scatole. No, c'è quello, per quello c'è la mia flotta, non ti preoccupare. Sì, però io parlo di Atlantico, tu sei nel Mediterraneo. Ah, l'ho sposto. Ah, addirittura. Oh, sono efficiente servizio questo Giappone. Sto sbarcando. Io sto continuamente perdendo materie rare. Oh, non cade Cagliari, eh. Caspita, non ho preso il cronometro, non so da quant'è che stiamo registrando, però no, dovrebbero essere 7 minuti. 6, vabbè, tra poco 5. Dovrebbe cadere, dai. Che cosa? Dove siete? Dove siete andati? No, no, dico, tra poco dovrebbe cadere Cagliari. Ah, sì, sì. Intanto sto andando su Creta. Avete bisogno, sì. mi devo paracadutare su Creta? No, non ci ok. Fare. Adesso sbarcano. A questo punto sai, Nikus, che mi trovo molto molto indeciso. Che cosa? Su cosa fare qua con Steam portoghese. beh, ormai conquista quello è buona, ne lasci così. Mi è venuto in mente dopo, cavolo. Perché la loro capitale adesso è la nuova Lisbona. E vale 5 punti. L'unica cosa è sbarcare là. Dopo mi impegnerei in un conflitto contro l'Inghilterra anche in Africa e non so se sarebbe soltanto uno spreco di risorse. Esatto. Ma il fatto è che adesso sti spagnoli sti portoghesi risbarcano secondo te? Non hanno mica le forze. E nelle Azzorre invece lì quelle le prendo. Potrebbero essere una nave aerea una base aerea barra navale avanzata, che penso che esatto. I miei bombardieri più grandi possano arrivare in Canada. Da lì. We have lost Bata. Cosa hanno preso? Cos'è Bata? Dov'è? Ah, avevo un'isoletta spagnola laggiù nella giungla. Laggiù nella giungla, dove? No, non nella giungla, scusami. In Africa, no? Ah, urca. C'era, avevo un piccolo pezzettino di giungla, jungle. Con 30 gradi centigradi a gennaio. Quindi vabbè, non... ok. Diciamo, non è cosa da... da tedeschi. Quindi cosa faccio? Finisco di annientare le unità che hanno qui e poi niente. No, però ero indeciso sulle Azzorre, cosa faccio? Uno sbarchetto? Sì, no, prendi perché poi non si sa mai che futuro Stati Uniti possa utilizzare quella piattaforma di lancio. Esatto. Ok. Magari i mezzi da sbarco non li uso tutti, ne uso solo 4. 3, ah, esatto. Che sennò... Perché così tu testiamo i testiamo i landing craft come sono. Sì, esatto. Per quello più che altro, ok. Speriamo che arrivino vivi, speriamo che arrivino vivi a Lisbona. Qualcuno aveva messo il gioco in pausa? No, perché? No. Il gioco era in pausa. Quanto siamo? 2 gennaio alle 7. Sì, ma era in pausa. Sì. A meno che non l'abbia fatto io senza accorgermene, però non credo. Dopo ho preso delle emozioni. Esattamente. Sto spostando continuamente indietro gli upgrades che li sto facendo pian piano. Oddio. No. No, gli Stati Uniti dichiarano guerra. No, non adesso con tutta la mia flotta di là. Dimmi che non ci sono io in guerra. Caspita, allora non mi conviene più, che culo. Forse. Che è successo? Non sono io in guerra. No, però ha detto Yun declared. Ah, no, esatto, infatti non sono in guerra, no. Non sono in guerra. No. Ben was standing moving towards with the Nazi Germany after. Ma l'America non è negli alleati, eh. No, infatti no, è un declared, non declared. No, non l'ha dichiarata ancora guerra. Gli chiediamo il patto di non aggressione. Non ce lo darà mai. Non ce lo darà mai, esatto. Non funziona.
Impossible. No, neanche sprecare. Comunque per ora, cioè, però c'è l'Inghilterra che lo sta influenzando, porca miseria. Li ha portati quasi in cima alla piramide. Urca. Quindi ci manca, Urca. poco ci manca comunque. Esatto. Vabbè, io, le Azzorre saranno una base avanzata di U-Boot, sai, quando ci intercetto tutti i convogli. Spero Esatto. almeno. Ok, l'avevo messo in pausa io forse stavolta. Stavolta lo ammetto. È da mezz'ora Oddio, che sto. ho appena sfiorato le navi inglesi. Con i landing craft. Ma secondo te se li mando in un'unica flotta con 7 U-Boot? No, mandaci delle corazzate, Sì, le qualcosa. corazzate se le faccio partire dalla Danimarca e passo attraverso la manica, non arrivano più. Non arrivano. Presente tipo il gioco Entra e non si muove una foglia, se lo conoscete. No, però cos'è? È un gioco che almeno facevamo all'epoca quando io ero alle medie. Praticamente ci si metteva a due colonne, una fronte all'altra, e c'era una persona che doveva passare in mezzo a questa colonna, no? E entrando doveva dire entro e non si muove una foglia. E praticamente mentre passava tu dovevi tirargli calci, pugni, schiaffi così, e se ti beccava era il tuo turno, ok? Quindi se ti riconosceva era il tuo turno. Allora, vedete, entro non si muove una foglia, è praticamente quello che fai se passi all'interno dello strato della manica, no? Entro non si muove una foglia, quindi ti tirano calci e pugni finché non esci distrutto, praticamente. Vabbè, vecchi giochi della tradizione. Però sai che cosa? Mi è venuta in mente una cosa interessante. Le prossime navi che sto facendo, tipo le corazzate, no? Sì. Le posso anche mettere in Spagna, perché sono Esatto, collegato sì, territorialmente. esatto, hai avuto questo culo. C'è la Bismarck tra un po'. Uli. E la portaerei, la Weser. Il 22 gennaio avremo la portaerei. Ottimo. Ottimo, Diamogli non capisco perché non arrivano le supplies negli aerei qua, io inizio a bombardare lo stesso. No, bombardare. il fatto è, sai che cosa? Che non, cosa fa? Vado su Dover, perché dove ce l'avranno la flotta? Vado a vedere su Dover chi c'è. Cosa faccio quindi? Port Strike? Non c'è, Oh, non abbiamo c'è vinto a mica Port Cagliari. Strike. Abbiamo vinto a Cagliari, non ci. Vai, accerchiamoli lì e via. Alleluia, abbiamo ripreso la Sardinia. Supplies production più 35%. Adesso devi attaccare Cipro. Una alla volta devono cadere tutte. E poi da quando ho iniziato a conquistare l'India è calato di brutto l'Unione Nazionale Inglese. Ah sì, come stanno messi gli inglesi? A metà. No, vediamo, aspetta, vediamo quella vera. Oddio, sul render progress 63% l'Inghilterra. Ma perché gli ho preso tutti i punti vittoria? Nikus, c'è Nikus. Sì, ci sono, ci sono. L'Inghilterra è il 63% del Lo so, surrender progress. ma basta poco per B basta convincerlo. Londra, praticamente. Sì, tutto il sud dell'Inghilterra secondo me poi si arrende. Partiamo, Leone Marino, via. 3, 2, 1, via. No, beh, aspettiamo di prendere tutte le isole del Mediterraneo, almeno io mi posso spostare e darti una mano, perché considera comunque che lì a nord la flotta, cioè c'è la Sì, hanno un po' principale di... flotta inglese, quindi io devo essere disponibile a sacrificare le mie unità perché tanto so che non avrò più bisogno di difendere il Mediterraneo. Saranno le mie unità. Allora. Tanto io sono una ribellione in Cina. Ah sì, è vero. Arrivano Contro volontari che si l'Inghilterra cosa stiamo... aggiungono ai Ah, tra nostri. l'altro gli sto anche distruggendo l'unità nazionale all'Inghilterra. Sì, C'è una con i fabbrica... bombardamenti sì. No, gliela sto distruggendo. I bombardamenti non ho ancora iniziato. Ah. Adesso inizio. Cosa... Vado su Londra, strategico, no? Oh, beh.
Vado su Dover, inizierei, però cosa Sì. faccio? Non c'è il port, quello al porto, c'è l'installation strike, però il porto non c'è. Riesco Ah, a capire forse loro sono perché. gli altri. Ah, devono essere i bombardieri normali, perché questo è strategico. Ma poi sono gli altri, prova a guardare. I bombardieri tattici siano al porto strike. Ok, allora quelli tattici. Ma qui è il Ok. territorio greco. Ho conquistato la Grecia. Male. Oh, sta solo che hanno l'antiaerea, c'è cioè di tutto, capito? Faccio un attacco, poi il mio aereo è ridotto male. Dici? Intanto, aspetta, ci vado anche con gli strategici, così elimino proprio la cosa. Cosa faccio con gli strategici? Lo strategico bombardamento. Che distrugge anche... No, quello per distruggere l'artiglieria antiaerea qual È quello che ti dice che distrugge le installazioni. è? Installation strike, ok, vai. Sì, prova quello. Ok, quindi Cipro. No, Creta presa. Adesso andiamo a Cipro. E poi andiamo su Rodi, lui. Madonna se si sono ridotti male a bombardare. Quindi Zoran, se vuoi, butta la tua flotta Airbase, cambia su un po'. di Antalya. Antalya dove? Non è Anatolia? No. No, Antalya c'è scritto. No, è Ma Porto Strike. dove? È a sinistra di Cipro. Ah, ok. Oddio, gli sto massacrando la Vai, provincia. sta arrivando. Se mi compro i materiali rari dalla Russia. Perché Ah, ma non ce l'ho me li sotto mano? vende. Non te li vende? No. No, perché Vichy mi ha appena fatto una cosa. Adesso ci provo, vediamo. E pieno di navi ancora rumene e greche, che due maroni, che fatta. Ah, niente, non li vuole dare neanche a me. Gli USA? Ci hai provato con gli USA? Ma figurati, credo Beh, proprio che si questo. sono dichiarati neutrali per ora, però. Ma Installation Strike prende anche gli aeroporti? Dovrebbe. Lo faccio anche con gli Stuka, magari. No, No, ma poco non ci effetto. arriva. Quindi gli elimino una regione alla... Dopo ci mette un po' a ricostruire tutto sulla regione, immagino, vero? Sì. Però Cioè... vabbè, alla fine. Perché l'artiglieria antiaerea è stata eliminata. Adesso quindi oltre all'installation faccio anche un altro strike. Io metto una flotta. Quel di Gibilterra. Il logistico, adesso distruggiamo le industrie. Ok, ci siamo. Vision. Boom. Ma una volta che ti hai preso quelle due isole, io cosa faccio? Metto la No, mia flotta a no, aspetta, Malta? buttala dall'altra parte. Oh, Nell'altro non abbiamo ancora continente, conquistato perché. Cagliari, ci credi? No, Arriva, arriva. Fa Tronto, lì. A Cagliari non c'è più. sbarcare di là, mi fa sbarcare, non so perché. Vabbè, Creta ce No. l'avete in pugno. Eccola arrivata la mia flotta. Preparati perché poi uscirà una roba infinita di flotta inglese che vorranno Tipo partire fai il buco e esci. Come l'alveare, no? solo. Entri Sì, esatto. nell'alveare. Adesso ti dico, forse c'erano tipo tre corazzate, c'erano. Nessun problema. Allora, runway, airfields, vai, perfetto. Adesso li bombardo anche gli aeroporti. Gli ho distrutto il radar, metà delle infrastrutture, il porto quasi completamente, la contraerea è andata, adesso vado sull'aeroporto. Io dopo mi sa che sposto tutta la mia flotta a Malta, Ma così sai qual non è la devo cosa, distruggere. Nikus? Però così facciamo scappare la flotta da lì, dopo va a finire che si radunano in Cornovaglia, se gli distruggo tutto di qua. Beh, oddio. Ma non... Comunque buttali giù intanto. Nel dubbio butta giù tutto. Tranne un paio di porti che ci serviranno per Sì, rifornirci dopo esatto. l'attacco. Ma all'interno di quei posti ci sono le navi oppure no? Sì, ci sono le navi. Sto buttando giù un porto e un aeroporto con le navi. Ok. Io quanto Ok, territorio ho sto conquistato? sbarcando. Perfetto. Adesso attacco. Oh.
al 97%. Bella. Il porto è andato giù, però le navi come fanno ad starci lo stesso le navi dentro se il porto è distrutto? Comunque per la cronaca vorrei dire che gli inglesi non avevano più rifornimenti a Cipro. Ah sì? Perché aveva tutte le divisioni hanno 10% di organizzazione e mi dice che hanno un malus di pochi rifornimenti. Quindi la nostra tattica di chiuderli ha funzionato. Infatti scusa, ma adesso che te di... Te adesso distruggi Cipro, io adesso mando la flotta a Rodi e ma aspetta, che no, non uscire dal porto, perché appena io entro ma nel territorio... I sottomarini accoppiati con le navi da trasporto non sono una cosa buona e giusta, vero? Oddio. Diciamo che comunque è meglio portarci sempre delle corazzate... Però se non ho nient'altro disponibile è meglio di niente. Sì, esatto, meglio di... L'unica cosa che potrebbe essere rallenta le navi da trasporto. Poi, differente. Tanto. Sono comunque lente. Ok, diamo il comando ad Albe. Ok, io faccio lo sbarco lassù, però spero che non arrivi nessuno. Se sbarco... sbarcavo nelle Azzorre. Le Azzorre, vabbè, sì. È un rischio inutile. Nikus. Facciamo una cosa. Diciamo, ci mando giusto questa nave qua. Vediamo se ci arriva. Sì. Mando una mia nave per controllare la zona. Ok, ti ringrazio. Oddio, aspetta, vediamo. Anche se viene distrutta non mi interessa. Niente, anche l'aeroporto sta... Ma scusa, ma se il porto è distrutto come fanno a rimanerci le navi dentro? È quello che non riesco a capire. No, ma in realtà si intende che il porto non ripara più le navi. Ah. Quel senso. E quanto ci mettono poi loro a riparare tutto? Beh, ci dipende dal loro livello di tecnologia per le riparazioni. Spero tanto. Vai, sto per arrivare, preparati zona. Sì. Arrivano, il... 8 gennaio, quindi poco. Poi andiamo a Rodi e abbiamo finito di conquistare tutto. Mare nostro. Ok, niente, io faccio... Dopo metto il rebate. Direi che abbiamo fatto abbastanza danni. Il porto non esiste più. Ok, sono per arrivare. Ok, comunque abbiamo superato i 20 minuti. Per quanto ne so. Conquistare... Aspettiamo che la flotta... Ribasiamo tutto perché non capisco più niente. Ah, quindi aspettate proprio l'eliminazione totale. Ah, ho dei... Porca miseria. Dov'è la flotta inglese? Eccola. Oh, ecco. Inizia la battaglia. Sto vincendo. Vai, andate. Ok, li stiamo buttando giù tutto. Inseguiamola adesso. Ti conviene inseguirla, così almeno l'abbiamo distrutto. Dove l'avete fatta scappare? Cercando di scappare. No, ecco il nuovo combattimento, anche distrutto, anche vinto. Dove li avete presi che voglio venire a vedere? Beh, stiamo scendendo giù per tutte le cose. Dove mi sposto? Vado a Cipro e l'anticipo. Ah, vi manca Rodi per fare il Mare Nostrum. Vado a Rodi e l'anticipo. Mi sa che non poi c'è sempre la Francia di Vichy che è quei territori. Ah, c'è la tua flotta italiana lì. Ok, hai visto se c'è qualcuno alle Azzorre intanto? Non so se ancora sia arrivata la mia nave. No, sta arrivando. Ok. Ok, ho beccato io la sua flotta. È lì giù, dove sono io, però continua a scappare. Ma tanto adesso lo anticipo, va a Rodi e la prendo. Ma mi sa che sta tentando di scappare dal Mediterraneo. Ah, va proprio da... Ma scusa, blocca con la tua flotta, blocca lì il canale di Suez. Si è già bloccato, infatti adesso sto tornando su. Fuga disperata degli inglesi si potrebbe chiamare questo episodio. Esatto, lì sto cercando di inseguire perché non li stiamo distruggendo nulla perché hanno pochissima organizzazione e prima che li butti giù qualcosa crea un blocco. Aspetta, sono di nuovo lì, stanno cercando di passare di nuovo da Suez. Iachino che li insegue, c'è cioè Iachino. Avevo quasi distrutto un destroyer. Ma li ho bloccati, non dovrebbero più passare. Da Gibilterra teoricamente c'è il blocco automatico, vero? Stanno arrivando i rinforzi dall'Inghilterra. Guardate, stanno passando da Gibilterra.
No, non è vero, vanno giù in Africa, non si sa che fanno. No, non riesco a distruggerli. Che cazzo? No, esatto. Comunque lì, Enrico, non c'è niente. Ok, qui... No, però ci sono delle navi portoghesi. Ah, no, è la tua. È la mia. Okay. Vai, vengo allora. Mi difendi col Dazara. Vai, vai. No, la flotta inglese è andata completamente. Vai, stai fermo lì in quella provincia. Oh, ci bella, oh. Bella, bella, bella. Andata. Un po' di unità. È andata giù? No, mi stanno inseguendo, porca miseria. Vado a Malta adesso. Pausa, 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 pausa. Ci sono degli inglesi che mi seguono, li vedi Nikus, che faccio? Dov'è? Rebase o vado dritto? No, 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 rifugio, torna, torna a casuccia, torna a casuccia, torna a casuccia. Speriamo di arrivarci a casuccia. A dare di no, non ci siamo arrivati a casuccia, mi sa. Casuccia, 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 casuccia. Ok, sì, siamo arrivati a casuccia. Tutti okay. Vivi, sani, salvi. E loro hanno ripreso... Ma cosa fa? Un pattugliamento quella schifezza. Ho la portaerei, dove la fa? Dove la metto la mia portaerei, la prima portaerei tedesca? Porca, vabbè, mettila nel Mediterraneo, ma che per ora non è una sicura. Esatto, più sicuro che ah, lassù. Ma esiste ancora la flotta inglese? Io questo spondente. La metto a Valencia in Spagna. Sì. La Weser. Escort carrier. Ammiraglio Doniz. Devo dargli degli U-Boot a Doniz, però. Vabbè, mi sa che ormai l'abbiamo distrutto. Ok, adesso ci siamo. Direi che possiamo concludere sì, qui perché va avanti da Malta tipo 25 minuti il video. Non possono mai più. Ci divertiamo tanto, ma io devo andare via e poi. Va bene, va bene, va bene. Va bene, quindi vi salutiamo. Ciao a tutti, ad un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.